Calma, calma, calma. Prima di farti vedere tutti i segreti di questa tecnica e svelarti nella pratica esattamente come devi fare, voglio prima spiegarti che cos'è la crioterapia e quali sono tutti i benefici che si porta con sé. La crioterapia nella sua essenza viene praticata da secoli: esposizione all'aria gelida, immersione all'acqua fredda o semplicemente l'applicazione di ghiaccio sui muscoli doloranti. Ma quali sono i tanto famosi benefici dell'esposizione a freddo? Beh, questo è molto semplice: riduzione del dolore e dell'infiammazione, aumento dello stato bruciagrassi in quanto aumenta il metabolismo, miglioramento della salute della tua pelle, miglioramento dell'umore ed ovviamente il recupero muscolare. Quindi ora ti spiego la crioterapia e nel dettaglio i benefici che ti ho appena menzionato e come fare per replicarli a casa tua a costo zero. Ed ovviamente ti faccio anche vedere e ti spiego il protocollo da seguire ed alla fine ti lancio una bellissima sfida. È gelata, giuro, è gelata. Tecnicamente, crioterapia si riferisce ad un qualsiasi tipo di esposizione al freddo in grado di migliorare le tue prestazioni. Quindi la crioterapia ufficiale fa riferimento ad una breve esposizione al freddo estremo in una criocamera, ovvero un serbatoio dalle dimensioni umane riempita con aria raffreddata ad azoto liquido. L'esposizione può variare da 2 a 3 minuti con temperature che arrivano fino a meno 130 gradi centigradi, oppure si può quasi replicare lo stesso effetto facendo bagni di ghiaccio per circa un'ora dove la temperatura dell'acqua è 19 gradi centigradi. In generale la terapia del freddo fa miracoli per la guarigione, quindi l'obiettivo primario della crioterapia è quella di ridurre l'infiammazione. Ma la realtà è che la crioterapia fa molto, molto di più. Riduce il dolore e l'infiammazione. Infatti il bello della crioterapia è che può ridurre l'infiammazione aumentando notevolmente le funzioni del tuo sistema immunitario. Qui abbiamo il famosissimo recupero muscolare. L'infiammazione cronica di basso grado, ovvero l'infiammazione silente, non è buona cosa, ma la risposta infiammatoria che arriva dopo l'esercizio fisico è un ottimo segnale che il tuo corpo è entrato in modalità riparazione dei tessuti. Quindi, mentre i muscoli si riempiono di sangue, una risposta pro-infiammatoria si riversa sull'area interessata, mentre le citochine antinfiammatorie intervengono per tenere a bada il sistema immunitario. Questo processo di infiammazione, riparazione tessutale e mediatori antinfiammatori garantiscono un recupero ottimale, guarigione e quindi crescita del muscolo. Questo però è anche il motivo per cui l'esposizione al freddo estremo troppo poco tempo dopo l'esercizio rallenta il recupero post allenamento. Se interrompi infatti la risposta pro-infiammatoria esponendoti al freddo estremo troppo poco tempo dopo l'esercizio, vai a ridurre quelli che sono i benefici del tuo allenamento. Dovrai quindi aspettare un'ora dopo l'esercizio, ovvero dopo che sarà terminato il picco pro-infiammatorio, per ottenere un miglioramento ottimale delle tue prestazioni. Arriviamo finalmente all'aumento del tasso bruciagrassi e quindi del metabolismo. L'idea che sta alla base della crioterapia e l'aumento della combustione dei grassi è molto semplice. Il corpo risponde al freddo estremo aumentando il metabolismo per riscaldare se stesso. A sua volta un metabolismo aumenterà lo stato bruciagrassi attraverso un processo che viene chiamato termogenesi indotta dal freddo. Tieni presente che la crioterapia può aumentare il metabolismo fino al 350%. Non da trascurare il fatto che migliora l'umore e la qualità del sonno. Infatti l'esposizione al freddo produce endorfine ed aumenta la produzione di norepinefrina, ovvero un ormone e un neurotrasmettitore coinvolto nei cicli veglia-sonno, e questo ha un impatto direttamente sulla tua energia, sulla tua concentrazione, sul tuo umore e sulla tua qualità del sonno. Arriviamo ora a quello che tutti aspettano, la crioterapia come trattamento di bellezza. Se non vuoi andare in una spa ogni volta che vuoi ottenere un miglioramento estetico, anche perché detto tra di noi ti verrebbe a costare un occhio della testa, ti garantisco che puoi ricreare quasi gli stessi risultati a casa tua, e sto per dirti come.
mentre potrebbe rilassarti tutte le mattine e saponarti il viso con acqua calda, da questo momento devi iniziare a farlo con acqua fredda o quantomeno tiepida. Questo aumenterà il flusso sanguigno verso la pelle del tuo viso ed il sangue trasporta ossigeno e sostanze nutritive per le cellule della tua pelle. E questo aumenterà notevolmente la produzione di collagene e renderà la tua pelle radiosa e luminosa. E per il resto del tuo corpo come devi fare? È molto semplice. Gli impatti positivi che il freddo ha sulla pelle del tuo viso vengono replicati allo stesso modo su tutto il tuo corpo. Quindi quello che devi fare è introdurre docce fredde o tiepide nella tua routine mattutina. La doccia calda rende la tua pelle secca e squamosa, mentre la doccia fredda o comunque tiepida ha un impatto molto più delicato sulla tua pelle. Protocollo da seguire. Non è necessario avere una criocamera in casa tua oppure un lago ghiacciato di fianco casa per ottenere gli effetti benefici dell'esposizione al freddo. Con la doccia fredda puoi quasi replicare tutto questo. Vediamo nella pratica cosa intendo. Come fare la doccia fredda nella pratica? Quindi basta teoria, adesso facciamo la doccia fredda. Quando si inizia bisogna assolutamente andare per gradi, quindi alla fine di una nostra doccia normale dove utilizziamo l'acqua calda o l'acqua più che tiepida, bisogna spegnere il cervello, smettere di pensare e mettere l'acqua fredda. Non bisogna pensare troppo perché altrimenti non lo faremo mai. All'inizio bastano 30 secondi, lo facciamo tutti i giorni e meglio al mattino in modo che ti dia un bel boost per partire alla grande la giornata per una settimana e poi a 30 secondi cerchiamo di passare un minuto fino ad arrivare a 2 o 3 minuti. Non c'è bisogno all'inizio di metterla iper fredda sin da subito. Costruiamo la nostra confidenza con questa cosa, quindi andiamo per gradi, piano piano. L'importante è che iniziamo ad uscire dalla nostra zona di comfort. Ti ricordo che la doccia fredda non ti deve piacere, va rispettata, va presa come un momento dove noi ci concentriamo solo su quella cosa e ti garantisco che sarà complicato pensare ad altro. Iniziamo. Come puoi vedere, la leva dell'acqua è leggermente tendente verso il caldo. Quindi apro l'acqua e piano piano iniziamo a girarla verso il freddo estremo, verso il muro. Quando girerò tutta la leva dall'altra parte, ti garantisco che è come essere in mezzo a un lago ghiacciato, garantito. Quello che dovremo fare all'inizio è bagnare prima i piedi, poi le gambe, poi pian piano andarci sotto con il petto. Il complicato, che si può anche fare più avanti, è quando mettiamo sotto la nostra faccia, lì è dove arriva l'affanno respiratorio. D'accordo? Ti mostrerò questa cosa dopo. Iniziamo. Allora, in questo momento l'acqua è tiepida, poco più che tiepida, d'accordo? Quindi supponiamo che ora io sono arrivato a fine doccia, questa è l'acqua tiepida. Quello che io devo fare è mi bagno i piedi, d'accordo? Prendo confidenza con la temperatura, inizio a bagnarmi le gambe, dopodiché inizio a spingere l'acqua, come vedi, a girarla e farla diventare fredda. Così è già fredda fredda, d'accordo? E andiamo sotto con il petto. Come vedi non succede niente, d'accordo? L'importante è iniziare. Se tutte le persone che iniziano a fare la doccia fredda dopo non smettono più, c'è un motivo. Quindi inizia a mettere nel campo del possibile che evidentemente fa così bene, d'accordo? Sotto tutti i punti di vista, non solo per la pelle come ti ho spiegato prima o per il metabolismo, ma anche per partire alla grande la giornata. Adesso che io mi sono un po' abituato, come puoi vedere dalla manopola, iniziamo a girare, d'accordo? Quando sarà glaciale te lo dico. Adesso è veramente fredda, d'accordo? È proprio fredda tipo acqua, fredda da frigo, ma fredda fredda. Come vedi io ci sono abituato e non mi fa cioè sono tranquillissimo, d'accordo? Un altro consiglio che ti voglio dare, quando tu vai sotto, cerca di stare abbastanza fermo e di far colpire l'acqua la maggior parte del tuo corpo, d'accordo? Adesso la metterò fredda al massimo e sarà veramente glaciale l'acqua, tenendo sempre fuori la testa. Ora è fredda al massimo. È gelata, giuro, è gelata. Come vedi, si inizia a far fatica a respirare, d'accordo? Perché inizia ad andare in affanno. Quello che si fa quando si fa la doccia fredda diventa una sorta di meditazione. Invece di star lì a pensare, oddio, oddio, non ce la posso fare, è troppo fredda, concentrati sul freddo. Concentrati sul freddo che tocca la tua pelle. Questa diventa una sorta di meditazione, perché se tu ti concentri su queste cose, riesci a stare nel qui ed ora, non stai pensando ad altro. Okay? Quindi diventa una meditazione a tutti gli effetti. Ora l'acqua è gelata, non so se si riesce a vedere, ma sto iniziando a diventare veramente rosso. Quello che io adesso farò è andare sotto con la testa,
e come vedrai all'inizio andrò in affanno, aprirò la bocca e vado in iperventilazione. Quello che io cercherò di fare è riprendere il controllo della mia respirazione, ok? E lo potrai notare da come all'inizio il mio petto fa avanti e indietro, guarda, dopo poco come invece quasi si appiattisce. Pronti? Via! Allora ragazzi, io vi giuro, potrei starci un'ora qua sotto, sono completamente abituato. Quello che dobbiamo fare è cercare piano piano di abituarci al freddo. Come vedete ormai sono 2-3 minuti che sono sotto, l'acqua è completamente fredda, quindi è glaciale. Sto iniziando a diventare viola qua, ma non succede niente, d'accordo? Sto parlando normalmente, non succede niente. Ovviamente dovrei superare l'ostacolo del è mattina e non ci crede nessuno che io faccia questa roba, perché ti garantisco che non appena l'acqua fredda colpirà la tua pelle ti renderai conto che in realtà non è così male come la tua mente voleva farti credere. Questo ti farà apprezzare l'acqua calda in un modo totalmente nuovo. La bellezza del disagio abituale è che diventerai profondamente grato per le piccole cose a cui prima non facevi nemmeno caso. Accetta il disagio di quel momento e riconosci che nonostante quel piccolo disagio tutto andrà bene. Questo farà sì che tu possa vivere nel momento presente ed è per questo che la doccia fredda diventa meditativa oltre che ad essere incredibilmente positiva per la tua biologia. Ora ti svelo una strategia bonus. Immergi il tuo viso nell'acqua ghiacciata. Questo funziona perché il nervo vago che interessa la zona del tuo viso è collegato a tutto il resto del corpo. Usando questo semplice trucco, oltre ad ottenere incredibili benefici per la salute della pelle del tuo viso, abituerai al freddo tutto il tuo corpo, pur esponendo al freddo solo il tuo viso. Vediamo il protocollo da seguire. Scodella piena d'acqua, prendiamo i ghiacci, li mettiamo tutti dentro. Benissimo, a questo punto si trattiene il fiato, si va dentro con il viso e si torna fuori quando o non riusciamo più a trattenere il fiato o il troppo freddo inizia a farci male al viso. Suggerimento bonus se vuoi davvero ottenere il meglio da questa tecnica. Eccolo qua, in modo da massimizzare i risultati e stare qui dentro fino a 5 minuti. Yes, ora tocca a te. Fatti le foto mentre sei sotto l'acqua fredda oppure con il tuo viso immerso nell'acqua ghiacciata e pubblicale nel gruppo Facebook Keto Life Academy. In questo modo coinvolgeremo tutti quanti e diventerà una sfida globale. Quindi questa è la sfida che ti lancio. Per tutta la prossima settimana, ogni giorno devi fare tutto quello che ti ho appena spiegato. Se hai trovato interessante questo video, clicca su mi piace, iscriviti al mio canale se ancora non l'hai fatto e condividi il video con tutte le persone a cui pensi possa interessare. Credimi, introducendo questa sfidante ma allo stesso tempo semplice pratica all'interno della tua vita, otterrai un drastico miglioramento. And noi ci vediamo come al solito nel prossimo video. Ti giuro che era veramente fredda.